Siamo nelle campagne tra Noto e Rosolini. Sì, esattamente. Cozzo San Giovanni si chiama questa zona. Cozzo San Giovanni. Siamo con lo chef Isaura Iemmolo. Iemmolo. Cuoca, la nostra super cuoca Isaura Iemmolo. Dove ci stai portando, Isaura? Vedo. Come mai in campagna? Perché inizia tutto da qui. L'idea. Di progetto del Toto, di una cucina locale nella rivalutazione dei nostri prodotti e del circondario. Quindi siamo una cucina locale a meno di zero. Chilometro zero. Bene. Pomodoro. Sì, abbiamo il classico ciliegino e il cuore di bue. Complimenti soprattutto per il cuore di bue, mi sembra che sia di una... dimensione magnum. Ce n'è ancora più grosso di questi qua. Aspetta, vediamo. Questo è l'orgoglio di mio padre. Ne ho preso uno, guarda. Qua ho preso roba da un chilo e due. Sì, papà. Non ci fa niente. Bene. Allora, abbiamo la cipolla rossa e questa qua. Vediamo. Basta girare un pochino. Faccela vedere. Qua, qua. La pulisco un pochino così. Prende più l'idea. Fantastico. Solo acqua. Adesso prendiamo un po' di basilico. Qua. Ecco. Classico basilico. Perfetto. E lo utilizzeremo con la cipolla per fare questa tua ricetta. Certo, che poc'anzi ha preso mio padre. Per realizzare questa ricetta. Purtroppo... Perfetto. Manca qualcosa? Non manca nulla, possiamo andare e andiamo a fare questa ricetta. Dai. Bene, siamo appena tornati dalla campagna, diciamo, dove abbiamo raccolto delle verdure e delle erbette aromatiche che vi mostrerò per fare una ricetta molto semplice che potete fare benissimo a casa. Abbiamo del ciliegino, dei capperi salati, della cipolla e poi abbiamo delle erbette aromatiche tra cui la menta, e un po' di salvia e un po' di basilico. E andremo a cuocere un bel trancio di dentice, che diciamo che è uno dei pesci principali dei nostri mari del Mediterraneo. Procediamo con la ricetta. Innanzitutto prendiamo un buon olio siciliano, facciamo scaldare un po' la padella, mettiamo su un po' d'olio, perfetto, un po' di cipolla, lasciamo rosolare un pochino, mettiamo il nostro dentice. Lo lasciamo rosolare un po'. Iniziamo a mettere un po' di capperi. Invece non metto sale in questa ricetta perché metto i capperi non dissalati, già salati. Mettiamo un po' di ciliegino, un po' di erbette, sono prese così, spezzate e messe su. Andiamo a sfumare con un po' di vino nostro siciliano, questo è un insolio, voi potete scegliere qualsiasi vino bianco. Copriamo
circa 3 minuti e il piatto è pronto, perché il dentice comunque è una carne tenerissima che si cuoce subito. È pronto. Adesso lo andiamo a impiattare. Qua c'è il trancio. Un cucchiaio, andiamo a prendere tutte le verdure del sughetto. Io, se posso dare un suggerimento, vi consiglio di dare una gotuccia di limone fresco, bello profumato, un filo d'olio, e il piatto è ultimato. Siamo arrivati, diciamo, alla conclusione, manca solo chi assaggia questo piatto. Io chiamerei a Sabina, che tra l'altro, oltre ad essere nostra titolare, è in dolce attesa, quindi chi meglio di lei come giudice per questa ricetta. Sabina? Sì? Vieni, assaggia. A te. Eccoci qua. Delizioso. Ottimo. Perfetto. Alla piccola è piaciuto? Abbastanza. Penso di sì. Comunque vi saluto, amici di Turitrip. Se vi trovate nelle zone tra Siracusa, Marzamemi, Pozzallo, fate un salto a Rosolini e veniteci a trovare al Toto. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo. Ciao. Ciao, a presto. Chissà, ma un po' di pane non ce l'abbiamo? Sabina, pure il pane! È squisito! Appunto! Cioè, eccezionale!